Esteso lungo le pendici occidentali dell'Etna, sorge uno dei più affascinanti comuni del Parco dell'Etna e del Parco dei Nebrodi, Bronte. Bronte è un paese alle falde dell'Etna, sul versante nord-ovest. È collocato a 800 metri di altezza, ha un territorio di 28.000 ettari, è una cittadina agricola con capacità imprenditoriale, soprattutto nel mondo agricolo, e in quello della lavorazione dei prodotti agricoli. Ha un importantissimo settore artigianale e specialmente negli anni passati aveva raggiunto dei vertici importanti per il settore tessile. Noi abbiamo avuto momenti in cui lavoravano nel settore tessile 1.000 persone. La crisi oggi ha ridotto il numero di questi lavoratori, però rimane sempre un fatto importante. Una città viva, ricca di tradizioni, che basa il suo sviluppo sulle risorse del territorio e sulle capacità imprenditoriali dei suoi abitanti. Come naturale che sia, a cavallo di due parchi importanti, il Parco dell'Etna e il Parco dei Nebrodi. Nel mezzo dei due parchi c'è il Castello Nelson, che noi abbiamo comprato dagli eredi Nelson dopo 182 anni della loro presenza nel nostro territorio. È una realtà storica che ci spinge a fare sempre del nostro meglio per conservarla intatta, anche perché ci sono dei gemelli storici molto importanti. Una cittadina situata alle pendici dell'Etna, nella zona occidentale dell'Etna, di circa 20.000 abitanti. Dal punto di vista mitologico, il nome Bronte proviene dal ciclope Bronte, dal greco tuono, che era uno dei figli di Nettuno, insieme ai fratelli Peracimon e Sterope, che erano proprio degli operai all'interno della fucina dell'Etna, alle dipendenze del dio Vulcano, e costruivano le armi per gli eroi e particolarmente i fulmini per Giove. Dal punto di vista invece storico, al di là della mitologia, Bronte sembrerebbe essere stata fondata intorno all'VIII secolo a.C. dai Sicani.
E evidentemente Bronte ha avuto nel corso dei secoli una influenza molto importante da parte di varie dominazioni, dominazione greca, romana, araba. Proprio gli arabi portarono a Bronte intorno all'anno 1000 il pistacchio, che è il fiore all'occhiello dell'economia brontese, e poi dopo gli arabi vennero svevi, angioini, normanni e albanesi. Quindi un mix di grande cultura da parte di tante civiltà che si sono succedute negli anni. La fede religiosa è presente in maniera evidente nella cultura e nella vita della città di Bronte, testimoniata dalla presenza di numerosi luoghi di culto. In pieno centro si trova la chiesa madre della Santissima Trinità, che racconta del passare del tempo ed il perfetto connubio di elementi architettonici antichi con altri ben più recenti. Resta comunque il fascino di altissime arcate che proiettano verso il cielo il visitatore ed i fedeli. Da visitare anche la chiesa di San Giovanni, che è stata recentemente restaurata e ridata nel suo antico splendore ai cittadini brontesi. All'interno della chiesa di San Giovanni c'è il crocifisso ligneo dove nei secoli scorsi proprio i brontesi andavano a stabilire il patto con un eventuale venditore, proprio come se fosse il crocifisso un notaio che andava in parola proprio a suggellare proprio l'impegno preso. Noi ci troviamo all'interno del Collegio Capizzi, che è il punto di riferimento della cultura non solo siciliana e di una parte calabrese, e lo è stato per due secoli, dalla fine del 1700 alla fine degli ultimi anni 80 del secolo scorso, che ormai fa parte della memoria storica. Generazioni e generazioni di studenti si sono proprio succedute all'interno di questo grande complesso monumentale, fra cui anche Luigi Capuana, che ha studiato per due anni in questa struttura. Bronte, tra gli altri importanti monumenti, possiede appunto, a parte il Collegio Capizzi, e la Cappella dell'Immacolata, che si trova all'interno di questo complesso monumentale, la Pinacoteca in cui noi ci troviamo, è una delle più belle raccolte di pittura contemporanea del secolo scorso per quanto riguarda i pittori siciliani. È una struttura molto articolata e ricca proprio di tante opere. Altro luogo di fascino è il Castello Nelson, che offre uno spaccato di cultura anglosassone trapiantato nella mediterranea Sicilia. Un complesso monumentale fiore all'occhiello del comune di Bronte è il Castello Nelson, situato a 15 km circa da Bronte, proprio alla periferia del comune di Maniace, che è stato acquistato dal Comune di Bronte nel 1980 dagli eredi dell'ammiraglio Orazio Nelson. La Ducea di Bronte era stata donata da Ferdinando I di Borbone nel 1799 all'ammiraglio Nelson in segno di riconoscimento per avere sedato la rivoluzione di Napoli del 1798, che era terminata con l'impiccagione da parte dell'ammiraglio Nelson dell'ammiraglio Caracciolo all'albero maestro della propria nave. In segno di riconoscimento Ferdinando I di Borbone gli donò la Ducea. Sembrerebbe che Nelson proprio abbia scelto la Ducea di Nelson, proprio di Maniace, di Bronte, esclusivamente perché appunto lui, che aveva un occhio solo perché l'altro ci aveva bendato, aveva perso in una battaglia, voleva riconoscersi nei ciclopi di Bronte, appunto i ciclopi che avevano un solo occhio nella mitologia.
La città di Bronte vive in perfetta simbiosi la sua vicinanza con l'Etna. Appena fuori l'abitato, salendo su verso il massiccio, la natura tutta intorno modifica rapidamente, fino a quasi diventare un paesaggio lunare dove però la mano dell'uomo è evidente, a testimonianza di una lotta uomo-natura mai sopita. Ma Bronte, come tutta la Sicilia, è ricca di tradizioni. La cittadina etnea, fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, ospita la Sagra del Pistacchio, tradizionale manifestazione dedicata all'oro verde DOP del comune etneo. Il pistacchio, il suo gioiello gastronomico. La Sagra del Pistacchio promuove lo squisito frutto verde che cresce alle pendici dell'Etna ed i prodotti da esso derivati. Il pistacchio di Bronte infatti è particolarmente pregiato e ricercato per il suo sapore aromatico e gradevole in pasticceria, in gelateria e per aromatizzare ed insaporire molte vivande. L'olio, estratto dal frutto, trova anche applicazione in dermatologia per le sue alte doti emollienti ed ammorbidenti. Ma è chiaramente in cucina e pasticceria che il pistacchio diventa un re. Pistacchio non è solo sinonimo di dolci, ma nutriente condimento per i primi piatti. Se da una parte, infatti, la fama delle pennette al pistacchio ha fatto il giro della Sicilia per la loro bontà, non meno prelibata è la pasta fresca fatta in casa, realizzata con la farina di pistacchio. A chi non conosce Bronte a visitarlo, perché a Bronte possono trovare come utilizzare un giorno o due del loro tempo, perché qui trovano tante offerte enogastronomiche, perché possono visitare i nostri monumenti, perché possono anche conoscere la storia di questo paese, perché trovano un paese pulito, perché possono avere uno spaccato di ambiente ancora naturale, perché così l'abbiamo voluto conservare sia sull'Etna che sui Nebrodi, perché anche possono fare gli acquisti per le provviste di una settimana, che sono tutte le cose che vengono prodotte in questo paese, dalle uova al pane di casa, alla carne di animale allo stato bravo, di frutta fresca, di frutta secca,
A Bronte possono trovare tante realtà che io credo le soddisfa e probabilmente le può anche incoraggiare a comprare delle abitazioni e rimanere a Bronte, oppure passare i fine settimana in questo paese, lontano dalla città, dal frastuono o a volte anche dal fastidio di vivere nella città. Io ritengo che non sarebbe il primo caso se delle persone che conoscono questa città saranno incoraggiate a rimanerci. E allora non resta che partire e visitare questa affascinante cittadina etnea. Thank you.